prenderà il via a Calascio in provincia dell'Aquila mercoledì 7 agosto la prima edizione del Rigenera Festival, direzione artistica di Antonia Renzella e Giacinto Damiani. Si tratta di un progetto triennale che punta a risvegliare l'attrattività del borgo storico di Calascio all'interno del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica Rocca Calascio Luce d'Abruzzo. Il festival sarà un contenitore di inedite esperienze culturali immersive sia per gli abitanti che per i visitatori, nonché un'opportunità per riflettere su nuove strategie per uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di un ripopolamento dei piccoli paesi dell'entroterra. Un festival pensato come un momento di rigenerazione del paese di Calascio, sempre nell'ambito del progetto PNRR. Partenza con l'iniziativa Libri d'Alta Quota, il cui tema quest'anno è Storie e culture degli Appennini, che avrà come ospiti Stefano Ardito, Paride Vitale, Gianluca Diamanti, Ines Millesimi, per arrivare ai talenti locali come Gino Bucci, Andrea Lolli, Valentina Di Cesare, Francesco Stoppa e molti altri. Abbiamo quest'anno quindi dei nomi molto famosi, quindi vabbè, naturalmente per quanto riguarda la montagna Stefano Ardito, ma abbiamo anche Paride Vitale, questo abruzzese che sta portando appunto l'Abruzzo nel mondo. Concerti al tramonto alla Rocca di Calascio, famosa in tutto il mondo per aver ospitato set cinematografici internazionali, tra i più famosi Lady Hawk. Interessante il convegno letterario curato da Lilia Bellucci, Donne d'Alta Quota. Donne d'Alta Quota è un convegno, ma è soprattutto un laboratorio di esperienze e di progetti che sono radicati nell'Appennino, ma che intendono anche accogliere echi di voci oltre ogni confine. Gran finale sabato 24 agosto alla Rocca al Tramonto con una mini rassegna di musica d'autore. Si esibiranno i gruppi Black Tail da Latina e Minor Place da Teramo.